in questo numero. Iguanaco, violenti antenati dei lama nel suggestivo paesaggio delle Ande. Da tomba imperiale a fortezza dei papi, alla scoperta di Castel Sant'Angelo, testimone di 2000 anni di storia. Giocolieri, saltimbanchi e acrobati alle prese con la fisica e la matematica. Bionda o scura, moderatamente alcolica, la birra guadagna sempre più spazio nel mondo dei giovani. I segreti della sbronza, gli effetti dell'alcol sul nostro cervello, bicchiere per bicchiere. Insetti in scena, come si dirigono tarantole e scorpioni negli studi di Hollywood. Esiste l'amore a prima annusata? Le nuove ricerche sul ruolo degli odori nell'attrazione sessuale. Buonasera e ben ritrovati a Super Quark, che inizia questa sera il suo quinto ciclo. Un lungo ciclo che durerà 25 puntate in questo nuovo studio realizzato dall'architetto Armando Nobili. Tutta l'equipe di Super Quark è nuovamente al completo per ripartire in questo viaggio che ogni venerdì vi proporrà tutto quello che di nuovo sta avvenendo nel campo della scienza e della tecnologia, ma non soltanto, perché come avete sentito dal nostro sommario anche quest'anno ci occuperemo di molti altri argomenti. In proposito, vorrei subito dire che tra le novità di questo nuovo ciclo ci saranno delle serate speciali dedicate a grandi personaggi o grandi eventi del passato. Il primo di questi speciali sarà dedicato in dicembre alla Reggia di Versailles e a Luigi XIV, il Re Sole, e cercheremo di capire come si viveva all'epoca e anche attraverso i piccoli dettagli della vita quotidiana. Altri speciali saranno poi dedicati a Leonardo da Vinci e a Napoleone a Waterloo. Avremo modo di riparlarne. Ma veniamo al programma di questa sera. Per cominciare vorrei subito mostrarvi questa siringa. In queste settimane molte persone in Italia stanno usando questa siringa. Di che cosa si tratta? È un vaccino contro l'influenza. L'anno scorso ne sono state vendute 6 milioni di dosi. Non costa molto, non ha particolari controindicazioni, tranne casi specifici, ed è ormai molto diffuso questo vaccino. Ma quanto è efficace? Beh, il fatto è che i ceppi di virus mutano rapidamente. Il tempo di fabbricare un vaccino e già i virus possono essere leggermente mutati. L'efficacia di questi vaccini si calcola intorno al 70% per prevenire o comunque ridurre i sintomi. E spesso ci si chiede, ma insomma è possibile che si riesca ad andare sulla Luna e non si riesca a debellare una cosa così banale come un raffreddore o un'influenza? Ebbene, guardate allora questo servizio realizzato da Giovanni Carrada e Matteo Martone e vedrete quale straordinario meccanismo, raffinato meccanismo usano i virus per attaccarci e quanto sia complicata la risposta da parte del nostro corpo per contrastarli. Vediamo. Per Francesca questo è un giorno come un altro. Non sa che il suo corpo sta per diventare un campo di battaglia. Mamma mia, che raffreddore che hai. Centomila goccioline di muco esplodono a 70 km orari in tutte le direzioni. Alcune contengono batteri e virus altamente infettivi che per sopravvivere hanno bisogno di trovare un altro ospite umano nel giro di pochi minuti. E questi hanno trovato rifugio nel naso di Francesca. Quasi tutti vengono neutralizzati dalla prima linea di difesa. Intrappolati nel muco vengono disciolti da un enzima. Ma un virus ce l'ha fatta. È uno dei più comuni, è il virus dell'influenza B. Il respiro di Francesca lo trascina fino alla gola. Qui si fa strada nello strato di muco fino alle cellule che sta cercando. Il problema è entrarci, ma ci riesce fingendo di essere una delle proteine che le cellule usano per comunicare tra loro. Si lega al recettore giusto e la cellula ci casca. Sono passate 7 ore e il virus ha preso il controllo degli apparati biochimici della cellula, costringendoli a costruire nuove particelle virali. Ah,
Questa sola cellula ne produrrà almeno 10.000, ciascuna delle quali dirotterà altre cellule della gola. Nel giro di 2 ore le cellule infette sono già 5.000. Ma l'organismo di Francesca non sta a guardare. I primi soccorsi a giungere sul posto sono i cosiddetti linfociti killer, cellule del sistema immunitario costantemente di pattuglia nell'organismo che, con l'aiuto di sostanze tossiche, distruggono le cellule infette. L'arma non è molto efficace e basta appena per limitare la diffusione del virus. Le cellule infette sono infatti salite a 500.000. È solo a questo punto che Francesca sente i primi sintomi dell'influenza. Il sistema immunitario ha distrutto migliaia di cellule della gola che adesso è gonfia e irritata. Da questo momento tutto il corpo comincia a combattere. Francesca non tornerà a sentirsi bene se non quando la guerra sarà finita. Mi sembra, mi fa male. I macrofagi hanno già ricevuto l'ordine di eliminare i corpi estranei che trovano nella gola e lo fanno in modo estremamente semplice ed efficace. Li mangiano. I recettori del dolore diventano ipersensibili. Anche se finora il virus ha attaccato solo alcune cellule della gola, ogni movimento si è fatto doloroso. È così che il corpo le sta dicendo di riposare, perché avrà bisogno di tutte le energie che può trovare per sconfiggere il virus. Nel frattempo le citochine hanno aperto un altro fronte, alzando il termostato che dal cervello regola la temperatura corporea. Il corpo crede così di avere freddo e i brividi ne innalzano la temperatura. Francesca ha la febbre. La temperatura più alta rallenta la riproduzione dei virus. Anche unghie e capelli crescono ad una velocità del 20% più alta del normale. I vasi sanguigni si dilatano, procurandole mal di testa. La battaglia dura ormai da 36 ore, ma le notizie dal fronte non sono buone. Le cellule della gola continuano a produrre milioni di nuovi virus. Eppure, da qualche parte, Francesca possiede un'arma decisiva. 2 sole cellule, un linfocita di tipo T e uno di tipo B, gli unici capaci di combattere proprio quel ceppo del virus dell'influenza B. La cosa forse più straordinaria del sistema immunitario è questa riserva di molti miliardi di linfociti specifici per combattere ogni tipo di sostanza biologica estranea che potrebbe incontrare nel corso della vita. Il problema è trovare quelli giusti. Ci stanno provando le cellule dendritiche che, dopo aver raccolto nella gola frammenti di virus, se li sono collocati sulla superficie come se fossero tesserini di riconoscimento. E adesso stanno cercando l'arma totale nei linfonodi. Il linfocita T è stato finalmente trovato e arruolato e comincia subito a dividersi, producendo nel giro di qualche ora migliaia di cloni di se stesso. I nuovi linfociti si lanciano nel circolo sanguigno e raggiungono la gola. Le cellule infette vengono individuate e distrutte con precisione chirurgica. La battaglia finale è cominciata. In un altro linfonodo anche il linfocita B specifico ha riconosciuto un frammento di virus e ha cominciato a dividersi. I linfociti B restano lì, ma producono miliardi di proteine molto specifiche, gli anticorpi. Come piccoli missili intelligenti sono gli anticorpi a piombare sul campo di battaglia dove si agganciano ai virus paralizzandoli. Adesso l'invasore non ha più un luogo in cui nascondersi. I virus che si stanno formando nelle cellule vengono distrutti dai linfociti T. Quelli liberi vengono neutralizzati dagli anticorpi. C'è voluta una settimana per sconfiggere il virus dell'influenza. Nella gola nuove cellule stanno rimpiazzando quelle distrutte. Anche i linfociti, terminato il lavoro, raggrinziscono e muoiono. Non tutti però. Alcuni continueranno a proteggere il corpo di Francesca. Se il virus ci dovesse riprovare, verrebbe riconosciuto ed eliminato all'istante, almeno per quest'anno. L'anno prossimo il virus si ripresenterà probabilmente mutato e non verrà riconosciuto. E Francesca dovrà combattere un'altra battaglia. Bene, veniamo al nostro documentario naturalistico d'apertura. Rai 1 e Super Quark, forse lo avrete letto dai giornali, hanno recentemente firmato un accordo di coproduzione con la National Geographic per una serie di programmi sulla natura. Già in passato ci eravamo associati a questa prestigiosa istituzione. Questa volta, oltre ad avere in anteprima i suoi documentari, parteciperemo direttamente sul campo alla produzione delle nuove serie naturalistiche previste per il prossimo anno.
un accordo analogo di coproduzione, lo abbiamo già realizzato con la BBC e Alberto e il regista Gabriele Cipolliti sono appena tornati dall'Africa, dove hanno girato insieme a una troupe della BBC un diario della savana in 10 puntate che metteremo in onda nel 99. Rivediamo qua alle prese con la traversata degli gnu e poi nella savana con gli elefanti. Insomma, molte cose nuove sono in preparazione. E cominceremo questa sera proprio con il primo dei 5 grandi documentari della National Geographic che fanno parte dell'ultimissima produzione. Si tratta di un filmato molto insolito, dedicato a un animale poco visto, anche perché difficile da raggiungere, è il guanaco. È l'antenato selvatico del lama. Vive sulle Ande, in regioni impervie e in climi proibitivi. Il guanaco noi lo conosciamo bene per la sua morbida pelliccia ed è proprio grazie a questa pelliccia fitta e caldissima che può sopravvivere in queste regioni. Anche se ha l'aria mite e gentile, in realtà il guanaco, quando in primavera si aprono le ostilità per gli accoppiamenti, affronta i maschi rivali con combattimenti che possono essere di estrema violenza, provocando addirittura delle fratture, talvolta persino la morte del contendente. E gli operatori della National Geographic hanno filmato uno di questi combattimenti e ci hanno anche mostrato nelle loro riprese alcuni degli animali che vivono queste alte quote, come il predatore grande del guanaco, il puma. Tutto questo negli splendidi paesaggi delle Ande cilene. Vediamo. In un angolo remoto del Sud America vive un animale elegante e irascibile, molto simile al cammello, il guanaco. La vita di un guanaco, soprattutto se maschio, necessita di una grande resistenza. Nella parte meridionale delle Ande, le tormente di neve e il freddo rendono la vita piuttosto difficile. A complicare le cose poi si aggiungono anche felini molto pericolosi. Fra questi monti vivono i leoni di montagna, predatori feroci e potenti, meglio conosciuti con il loro nome inca, cioè puma. Per ogni guanaco ucciso da un puma, c'è una lunga lista di predatori che non vedono l'ora di banchettare con i suoi resti. Fra questi spiccano le piccole volpi grigie e i giganteschi condor andini. Ma non ci si può fidare neppure dei propri simili. Se i guanachi riescono a sopravvivere al freddo e ai puma, ci sono sempre dei rivali pronti a sfidarli per conquistare il loro territorio. E senza un territorio è impossibile trovare una femmina disposta ad accoppiarsi. Per conquistare le femmine si deve ottenere la supremazia usando una certa dose di violenza. Ma ad un guanaco maschio la forza non basta, deve anche saper sputare. Formatesi in seguito ad eruzioni vulcaniche, le famose torri del Paine, scolpite dal ghiaccio e dai venti, sono il fiore all'occhiello della più lunga catena montuosa del mondo, le Ande.
Siamo nel Cile meridionale, nel Parco Nazionale di Torre del Paine, a qualche chilometro di distanza dalla calotta di ghiaccio dell'Antartide. Al di là delle montagne, dove si apre l'Oceano Pacifico, hanno origine terribili tempeste. Per la sua posizione geografica, questa zona è battuta dai venti più potenti della Terra. Gli animali che riescono a sopravvivere a queste condizioni possiedono particolari caratteristiche. Devono infatti essere adattabili, ben organizzati, attenti e soprattutto resistenti, proprio come il guanaco, che è un perfetto esempio di adattamento alla terra che abita. Il vello di questi antenati selvatici dei lama è sempre stato molto apprezzato dagli Inca, che ne traevano calore e ricchezza, ma un manto caldo non è sufficiente. Un guanaco maschio comincia la sua esistenza adulta completamente solo e senza una casa. Per andare avanti ha bisogno di un territorio e di una compagna. Deve quindi entrare in contatto con potenziali compagne e relativi rivali. La coda diritta e le orecchie abbassate sono indice di aggressività e l'elaborazione del linguaggio rende ancora più chiare le sue intenzioni. Il movimento delle orecchie, lo sputo e l'urlo rauco indicano che la battaglia per la conquista del territorio sta per cominciare. La danza di guerra annuncia l'imminente combattimento. Lo scambio di insulti finale dà inizio alle ostilità. Dopo aver definito le linee di battaglia, i contendenti tentano di spaventarsi a vicenda facendo sfoggio delle rispettive qualità. A volte però si subiscono gravi mutilazioni. Questi feroci scontri sono pericolosi e possono concludersi con qualche frattura o addirittura con la morte di uno dei due rivali. Ma nel mondo dei guanaco il territorio è tutto. E il rivale deve essere cacciato via. I maschi combattono per questo fantastico appezzamento, una zona lussureggiante, ricca di cibo e acqua. Il maschio è di vedetta. Il pericolo maggiore è rappresentato dai puma, che spesso si appostano sulle rive dei laghi, dove attendono i guanaco assetati. I puma sono predatori possenti, capaci di abbattere prede anche 8 volte più pesanti di loro. Ma un guanaco adulto possiede una vista molto acuta ed è quindi un bersaglio difficile. Quando i puma lo avvistano, evitano la caccia per non disperdere energie. Per dare l'allarme, i guanaco emettono dei versi che vengono uditi anche a grande distanza. Questi potenti felini trascorrono gran parte della giornata ad avere cura di se stessi e a riposare, preparandosi per la caccia notturna. Hanno bisogno di recuperare le forze, perché in primavera, sulle Ande meridionali, è tempo di spostamenti e grandi migrazioni. Il Parco Nazionale delle Torri del Paine, luogo di incontaminata bellezza, è il terreno di caccia preferito dai puma e ospita anche il condor andino. Il condor,
uno degli uccelli più grandi del mondo. Ha un'apertura alare di 3 metri. Quando sfreccia nei cieli aperti di questo paesaggio maestoso, alla ricerca dei guanaco, il condor si mostra in tutta la sua grandiosità. La primavera è il periodo in cui i guanaco mettono al mondo i cuccioli e i neonati rappresentano una fonte di nutrimento molto invitante. I giovani guanaco, chiamati chulengo, sono molto vulnerabili. Poiché la loro sicurezza dipende dal numero di esemplari, le femmine sincronizzano le nascite. Nel giro di 2 settimane verranno al mondo circa 500 chulengo. Quando una madre partorisce, tutte le altre la seguono. I chulengo più precoci sono in grado di camminare dopo mezz'ora. Appena le loro giovani zampe riusciranno a sostenerli, dovranno diventare indipendenti e mobili, perché i puma, che si appostano soprattutto sui dirupi più alti, sono sempre in agguato. Ma la vita è dura anche per questi grandi felini. Le famiglie di guanaco tendono a riunirsi in zone piuttosto spoglie che offrono pochi nascondigli ai puma. Inoltre, i chulengo sono sorprendentemente veloci sulle loro zampe sottili. Essendo però le prede favorite dei puma, i chulengo sono costantemente in pericolo. I puma sono dei maestri nel rendersi invisibili anche in assenza di nascondigli e puntano le vittime sfruttando gli avvallamenti nel terreno. Molti chulengo muoiono durante il primo anno di vita. Per loro questo è il periodo più pericoloso, soprattutto se si allontanano dalla madre, perdendone la protezione. Il dottor Bill Franklin e i suoi collaboratori studiano i guanaco dal 1976. Con tanti anni di esperienza alle spalle, Bill intuisce che questa madre è un soggetto pericoloso e difficile. Questa femmina, abbastanza arrabbiata, ha fatto capire chiaramente che il suo chulengo non diventerà un soggetto per le ricerche di Bill. Ma Bill ha notato qualcos'altro. Oltre ad essere molto aggressiva, questa femmina è anche piuttosto grassa. Decide allora di lasciarla in pace, ma chiede a uno dei suoi studenti di seguirla da lontano. Bill ha capito che si tratta di una madre speciale. Infatti, anche se il suo primo chulengo ha solo 3 ore di vita, la femmina sta per partorire di nuovo. È la seconda volta in 20 anni che Bill assiste alla nascita di 2 gemelli e oggi avrà l'opportunità di osservare da vicino questo straordinario evento. Il primo chulengo sembra un po' sorpreso dall'arrivo del nuovo membro della famiglia. Nei prossimi mesi, gli scienziati seguiranno da vicino i gemelli intenti a difendersi dal maltempo e dagli attacchi dei puma. Affinché le ricerche siano fruttuose, i chulengo devono essere dotati di un radiocollare e di una targhetta di riconoscimento. I giovani guanaco devono essere catturati, ma a volte non sono loro a finire a gambe all'aria.
Grazie all'uso dei radiocollari, Bill ha scoperto che i guanaco che riescono a superare il primo anno di vita possono vivere fino a 12 anni. La madre accudisce il ciulengo per un anno, ma nonostante la sua protezione, l'80% dei neonati viene ucciso dai puma. Quando viene separato dalla madre, un ciulengo è disorientato e in pericolo. È per questo che Bill ha fretta di restituirlo alle cure materne. Quando sono così giovani, i ciulengo si affezionano facilmente agli esseri umani. Solo quando rivedranno la madre e sentiranno di nuovo il suo odore, ristabiliranno il legame iniziale. Bill li osserva per assicurarsi che questo accada. Vederli di nuovo insieme è commovente. Tra breve, la mamma e il ciulengo raggiungeranno il gruppo. Una volta che saranno di nuovo insieme, comincerà la fase più delicata della ricerca scientifica: seguire tutti i ciulengo dotati di radiocollare. Questo ciulengo è stato ucciso da un puma. Infatti, il grande felino è solito coprire le sue prede per proteggerle dagli altri animali. Così facendo, può tornare sul luogo e terminare il banchetto sfruttando l'oscurità. I felini cacciano soprattutto di notte. Per loro la sveglia arriva con il buio. La notte è quindi il momento più pericoloso per i guanaco. La strategia messa a punto da loro per difendersi è quella di cambiare casa. Ma le notti sono pericolose anche per i puma. Una madre con i cuccioli potrebbe essere attirata in un agguato teso da un maschio di un territorio vicino. Per questo motivo aspetta che sia buio per far uscire i cuccioli dalla tana ed è molto circospetta mentre li guida verso la preda. Con l'oscurità, i guanaco raggiungono le cime spoglie delle colline e la loro strategia appare finalmente chiara. Qui non ci sono nascondigli e questo vuol dire che anche al buio i puma avranno qualche difficoltà ad avvicinarsi senza essere visti. Sopravvivere di notte è molto più difficile, perché alla vista dei guanaco è necessaria la luce della luna, mentre i puma riescono a vedere anche nelle notti più buie. Nonostante questo, il puma trascina le sue vittime in un territorio in cui abbondano i nascondigli. Lo sforzo di questa femmina è enorme, perché il peso della carcassa di un guanaco può essere di un quintale superiore al suo, ma non deve cedere, perché una fitta boscaglia è il posto più sicuro per nutrire i suoi cuccioli. La famiglia divide pacificamente il bottino, con i più piccoli che tentano a tutti i costi di conquistare il primo boccone. Una volta sazi, i cuccioli si lasciano andare a qualche scaramuccia notturna. Alle prime luci dell'alba, la femmina riporta i cuccioli nella tana e, emettendo dei versi, li spinge a fare in fretta. È importante che la raggiungano prima del sorgere del sole.
Una volta che i puma sono tornati nella tana, i guanaco scendono dalle colline, diretti verso i prati ricchi di cibo che hanno abbandonato durante la notte. Con loro arriva una moltitudine di animali che affluiscono nel parco in primavera ed estate. Sono molti gli uccelli acquatici che si riproducono qui, tra i quali gli aggraziati cigni dal collo nero e i gobbi della Giamaica. Qui c'è cibo per tutti, soprattutto per il guanaco. Sebbene l'estate sia il periodo dell'abbondanza, il parco si trova nell'estremità più selvaggia del Sud America, dove il clima è assolutamente imprevedibile. Qui i venti possono soffiare anche a 160 km orari e la neve gelata, sollevata dalla loro potenza, può trasformarsi in un'arma letale. Quando il clima è particolarmente inclemente, i dominatori dei cieli non sono mai troppo lontani. I Chulengo nascono in massima parte intorno a mezzogiorno, perché nel tardo pomeriggio avrebbero meno possibilità di sopravvivere alle tempeste estive. Una volta sopraggiunta all'ipotermia, la morte arriva velocemente. E il dolore di una madre non basta a salvare il suo piccolo. I condor restano sospesi nel vento fino a quando il ciulengo non sarà completamente immobile. La madre sembra incapace di difenderlo. Forse è rimasta impressionata dalla maestosità del condor. Solo quando i condor si avventano sul cucciolo ormai morto, la madre riesce a raccogliere le forze per cacciarli via. È il periodo degli accoppiamenti e per il maschio il momento più difficile dell'anno. Le femmine del suo gruppo sono pronte per l'accoppiamento e il maschio che detiene il territorio ha una serie di compiti. Non soltanto deve riconoscere dall'olfatto le femmine che sono pronte per l'accoppiamento, ma deve anche fare in modo che gli altri maschi stiano alla larga. Con la testa bassa, che indica aggressività, perlustra il territorio, segnandolo con dei mucchietti di sterco sparpagliati lungo i confini di quella che definisce la sua proprietà. Ogni pallina impregnata dal suo odore ne comunica il possesso agli altri maschi. Solo lui ha il diritto di utilizzare questi segni territoriali. Così, se un altro maschio ha abbastanza fegato da aggiungere i suoi escrementi a questi mucchietti, il suo atto verrà considerato un vero e proprio affronto. L'intruso dovrà essere cacciato dal territorio prima che abbia accesso alle femmine. Ma se il secondo maschio è deciso a restare, il primo esprime tutta la rabbia di cui è capace. Le battaglie per la conquista delle femmine sono estenuanti e i rivali si rincorrono per chilometri sulle pendici delle colline. Mentre il padrone di casa combatte, gli altri maschi tentano di accoppiarsi con le sue femmine, approfittando dell'assenza.
È importante che si accoppino tutte negli stessi giorni e ogni maschio vuole fare la sua parte. Tuttavia, i più giovani non hanno ancora abbastanza dimestichezza. Quando il proprietario del territorio ritorna, il giovane traditore, se viene catturato, viene colpito a morte. Essere il padrone significa anche farsi rispettare. E la sfacciataggine di questo giovane deve essere punita. Il risultato di questo tipo di battaglie spesso va oltre la semplice frattura di qualche osso e se un puma si accorge delle ferite potrebbe trasformare il guanaco in un pasto succulento. Se questo giovane guanaco vuole avere almeno una possibilità di sopravvivere, deve trovarsi un nascondiglio. Per sua fortuna, la società dei guanaco prevede una simile possibilità, una sorta di circolo degli scapoli che riunisce i maschi spodestati. Se troverà uno di questi gruppi prima di venire catturato dal puma, vi potrà accedere senza dover combattere. Non è ancora completamente al riparo dagli attacchi del puma. Tuttavia, durante la convalescenza, tutti questi occhi lo fanno sentire più sicuro. Gli altri membri di questa comunità sono maschi che hanno perso il territorio, oppure giovani maschi cacciati dal gruppo. La principale attività della comunità, a parte la ricerca del cibo, è il gioco. È qui che i giovani maschi imparano il linguaggio e i riti del combattimento. Le esercitazioni serviranno a conquistare posizioni nella scala gerarchica, ma crescendo affineranno anche le tecniche per affrontare dei veri combattimenti. Quando le dolci tinte autunnali si manifestano in tutto il loro splendore, i branchi si spostano ancor più di frequente, costringendo i puma a seguirli anche di giorno per poterli poi cacciare di notte. Come i guanaco, anche i puma segnano i propri territori. Generalmente la femmina dispone di un'area di 150 km quadrati, mentre il territorio del maschio è ancora più grande. La proprietà dei guanaco è divisa in tanti appezzamenti più piccoli. Il Parco Nazionale nutre circa 2500 guanaco, che a loro volta nutrono circa 25 puma. Ma questa situazione cambierà presto. Stanno per arrivare tempi difficili. E quando l'inverno discende dalle montagne, la morte viaggia con il vento. Le tormente di neve rendono estremamente difficile la sopravvivenza.
la maggior parte degli uccelli sparisce e tutti gli altri abitanti del parco saranno costretti a spostarsi. I guanaco, le volpi, i puma sono tutti alla disperata ricerca di cibo, ma gli zoccoli dei guanaco lasciano una traccia odorosa che permette ai puma di seguirli facilmente. Durante questo esodo massiccio, le famiglie di guanaco si uniscono fra di loro per formare branchi più grandi. I puma non devono perderli di vista, madri e cuccioli compresi. La sopravvivenza dipende dall'equilibrio tra predatori e prede, ma i guanaco sono costretti a migrare in terreni sconosciuti e questo dà un certo vantaggio ai puma. Se sfrutteranno la loro abilità, riusciranno a trovare il modo di tendergli un agguato. A peggiorare le cose, i guanaco devono migrare in zone le cui condizioni atmosferiche sono pessime. Ma questa è una delle tipiche contraddizioni della natura, perché è proprio qui che i venti impetuosi della montagna hanno spazzato via un po' di neve da alberi e arbusti, permettendo ai guanaco di pascolare più facilmente. Morire di fame, però, può accadere in qualsiasi momento. I condor, a loro volta, seguono i branchi dei guanaco, perché questo periodo è favorevole non solo per i grandi felini, ma anche per i grandi spazzini dei cieli. Indeboliti dalla fame, i guanaco diventano prede più facili. Questo puma ne ha ucciso uno su un dirupo e lo ha trascinato in fondo alla valle. Lo ha parzialmente coperto di neve, ma con la minaccia dei furti dal cielo dovrà nascondere bene la sua carcassa. Le enormi zampe anteriori gli sono molto utili per spostare la neve, ma un deterrente ancora più efficace contro i condor e le volpi è la sua stessa presenza accanto alla preda e i suoi cuccioli in attesa di cibarsene. Con la carne messa al sicuro, l'immediato futuro di questa famiglia di puma è assicurato, così come quello dei guanaco. Infatti, l'ultima luna invernale comincia a salire. Il sole comincia a sciogliere sulla terra la morsa di ghiaccio, gli annuali riti primaverili si ripetono. I maschi tornano a stabilire la propria supremazia sul territorio. Una volta ancora tentano di attirare le femmine verso i prati lussureggianti. Con la primavera alle porte, il parco diventa una vera mecca per gli animali. È trascorso un anno. Grandi stormi di anatre, provenienti dalle montagne insieme ai loro soffici pulcini, si uniscono ai guanaco. Tra qualche settimana, su un meraviglioso tappeto di fiori, le femmine daranno alla luce una nuova generazione di ciulengo. I nuovi germogli indicano che ci sarà cibo in abbondanza, ma, crescendo, i ciulengo nati un anno fa hanno bisogno di nutrirsi di più. Purtroppo, però, ogni gruppo ha a disposizione un territorio limitato.
La sovrappopolazione può creare difficoltà e carestie, ma i guanaco hanno una soluzione anche a questo problema. Il maschio adulto tenta di allontanare i ciulengo nati nella scorsa stagione. Per i giovani guanaco si tratta di un cambiamento importante. Sono riluttanti a lasciare la propria casa e inviano un segnale di pace, piegando la coda in avanti. Anche se il maschio recepisce il messaggio, deve essere inflessibile. Il futuro della sua famiglia dipende dalla sua forza di persuasione. In un disperato tentativo di restare all'interno del gruppo, un giovane guanaco indietreggia, ma più insiste nel restare, più il maschio diventa determinato e questo potrebbe avere conseguenze disastrose. I maschi dominanti, se provocati, possono diventare estremamente violenti. Il giovane guanaco ferito è in grave pericolo. Se non riuscirà a raggiungere il gruppo dei maschi, il suo destino è segnato. Con tanti maschi solitari in attesa di conquistare un territorio, è quasi certo che solo i più forti riusciranno ad accoppiarsi. Il loro futuro e quello di tutti i guanaco dipenderà dalla sopravvivenza dei migliori. Le loro battaglie sono parte integrante del ciclo infinito della vita nelle Ande meridionali, e quindi le lotte territoriali, pericolose ed estenuanti, devono continuare. Per assicurare la sopravvivenza degli animali, devono esserci vincitori e vinti. Ed è essenziale che i vincitori siano forti, perché anche in questa terra spietata e battuta dai venti, la loro vitalità aiuti tutti i guanaco a sopravvivere, a moltiplicarsi e a prosperare. Professor Mainardi, questi cameli delle Ande del Sud America sono veramente degli animali molto particolari. Sì. E guardando queste immagini, voi etologi riuscite a scoprire delle cose che noi non vediamo. Lei ha scelto alcune sequenze per introdurre un po' il discorso. Sì, io partirei dalle immagini che sono anche le più spettacolari, quella sorta di torneo che i maschi fanno incominciando a insultarsi, a mandarsi minacce da lontano, poi facendo quella lunga galoppata con un impatto brevissimo,
come dei cavalieri medievali nei tornei. Infatti, sono molto belli da vedere anche da un punto di vista estetico, però questo è un comportamento di grande importanza per la vita di questi animali e che è comune a molti, lo conosciamo bene, cioè è la lotta per la conquista del territorio. E però, quindi delle femmine. E quindi del farsi poi in questo territorio un harem femminile. Ma c'è qualche cosa di nuovo che noi abbiamo scoperto sia vedendo questo documentario che anche l'abbiamo visto anche in altri documentari, e cioè in una ottica antica dell'etologia si pensava che soltanto il maschio possessore del territorio fosse quello che poi si riproduce. L'altro viene buttato fuori, per cui c'è un gruppo di maschi esclusi dalla riproduzione. Invece in natura le cose non sono mai così semplici. Non sono mai così semplici. E noi abbiamo visto proprio, e questa è la seconda sequenza che vedremo, che mentre il maschio possessore del territorio lavora ad espellere un competitore, un altro maschio riesce a penetrare e a tentare di accoppiarsi con una femmina. Ecco, qui vediamo il padrone del vapore, per così dire, che scaccia via. Ora, questo non è un fenomeno casuale di una volta, ma oramai si sta scoprendo in molte specie d'animali. Anzi, io mi ricordo in un documentario che abbiamo visto un anno fa, che la stessa cosa l'avevamo vista anche con una foca, dove c'era uno dei cosiddetti scapoli che riusciva ad accoppiarsi con una femmina, appunto in un modo un po' truffaldino, come sta facendo questo. Quindi è difficile monitorare, come si dice, sia la femmina che il territorio. E sono state messe in evidenza appunto delle strategie, così le chiamano strategie sessuali alternative. Ci sono degli opportunisti, dei ladri per così dire. Certo, dei ladri di fecondazione. Ecco, vediamo ora un'altra scena che è quella che lei ha scelto e riguarda per così dire il condor che non preda, ma la madre pensa che venga a predare il piccolo. Che venga a predare il piccolo, che è già morto, perché noi abbiamo imparato che è morto per il freddo questo piccolo, e il condor va a nutrirsi, cioè facendo un lavoro da spazzino, come diciamo, però lui ha una immagine da predatore. La silhouette del condor e la predatore, lei ha un comportamento antipredatorio, per cui qui vediamo direi tutta una serie di errori. La madre che difende un piccolo che è già morto e lo difende da un predatore che non è un predatore. Tra l'altro questi avvoltoi, che da noi si chiamano grifoni nelle loro varianti, hanno sempre avuto una vita difficile proprio perché c'è questa immagine da predatori che inganna non solo la femmina del guanaco, ma ha ingannato anche l'uomo sempre, che li ha sempre classificati da un punto di vista sistematico, derivano dai predatori, ma ormai non predano più, non hanno più un becco adatto, delle unghie. Fanno adatte, le pulizie, insomma. Fanno le pulizie, per cui il ruolo non è un ruolo da competitori noi. Sono un po' come delle grosse formiche. Sono un po' come esattamente come delle grosse formiche. L'immagine calza, anche se è così strana. Grazie, professore. Sì. Anche le pietre, come gli organismi viventi, possono avere una loro evoluzione. Per esempio una balena, molti milioni di anni fa, era simile a una mucca e molti milioni di anni prima era simile a un rettile. Ebbene, certe costruzioni attraversano evoluzioni analoghe nel corso dei secoli. Magari nate per una certa funzione, man mano cambiano di destinazione d'uso, si trasformano, nuove parti si aggiungono, altre vengono eliminate, eccetera. Castel Sant'Angelo è un esempio molto interessante di questo tipo di evoluzione. È un monumento molto conosciuto, lo si vede spesso nelle vedute di Roma. Tra l'altro in questo periodo è assediato dai lavori per il Giubileo, perché è uno dei punti obbligati per arrivare a San Pietro. È una specie di immensa torta a più strati che racchiude molta storia e molte storie. Parecchi turisti lo visitano, soprattutto turisti stranieri. I nostri inviati sono andati a esplorare questo immenso torrione cercando di ricostruire la sua evoluzione biologica, per così dire, e penetrando anche in ambienti poco visti dai visitatori o addirittura da sempre chiusi al pubblico. Vediamo.
I grandi del passato hanno spesso lasciato tombe monumentali, basta pensare ai faraoni egiziani o le loro piramidi. E gli imperatori romani, che fine hanno fatto le loro tombe? Beh, quasi tutte sono andate distrutte, ne rimangono delle rovine irriconoscibili. Ma c'è una tomba, forse la più colossale che ancora esiste e che ha dato origine a una delle fortezze più famose d'Italia, è il Castel Sant'Angelo. Nel 123 d.C., proprio qui, l'imperatore Adriano decise di farsi costruire la propria tomba, o meglio, il mausoleo che doveva contenere le proprie ceneri e quelle della sua famiglia. Si innalzava sulla riva destra del Tevere, allora deserta, proprio di fronte a Roma, ed era imponente. Secondo le più recenti ricostruzioni degli studiosi, aveva una forma particolare. Sopra un basamento di forma quadrata si innalzava un grande corpo cilindrico e poi un altro ancora, più piccolo. Ecco, noi ora stiamo entrando nella tomba di Adriano. Il vestibolo d'accesso aveva una volta a botte e le pareti sono tutte in travertino, ma dovevano essere ricoperte con dei marmi molto pregiati e si vedono ancora i fori lasciati da dei potenti ganci di bronzo. Immaginate l'effetto alla luce delle fiaccole. In fondo, nell'atrio, c'era una statua colossale dell'imperatore. Ma Adriano non era sepolto qui. Qui lo si venerava solamente, era una specie di altare. I resti dell'imperatore, infatti, si trovavano in una sala, proprio sopra di noi. E per arrivarci bisogna prendere questo lungo corridoio, questa rampa elicoidale che fa un giro completo all'interno del mausoleo. È qui che passò la processione funebre. In realtà Adriano non vide mai la sua tomba completata. Fu terminata un anno dopo la sua morte dal suo successore, l'imperatore Antonino Pio. Ed ecco dove sbuca la rampa. In cima a questa scalinata c'è il cuore del mausoleo, un mausoleo che è stato utilizzato non solo da Adriano, ma anche da altri imperatori che sono venuti dopo lungo la linea del potere, come per esempio Caracalla. Insomma, è stata una specie di Pantheon per gli imperatori di quel periodo. Ed ecco la vera tomba di Adriano. Qui erano contenute le urne con le sue ceneri, con quelle di sua moglie, del suo figlio adottivo Antonino Pio. Dovete pensare a una sala sontuosa, con marmi pregiati un po' ovunque, probabilmente anche mosaici e ori. Dopo quasi 2000 anni, lo vedete, è rimasto ben poco. Anzi, si stanno facendo dei sondaggi, delle trivellazioni, per scoprire la struttura di questa parte del mausoleo. Nel corso dei secoli tutto è stato stravolto e modificato per trasformare questa enorme tomba, questo mausoleo, in una fortezza militare e soprattutto in un centro di potere. In effetti il mausoleo si trovava in una posizione strategica. Difendeva l'accesso settentrionale di Roma. Nel Medioevo era stato trasformato in un grande castello conteso dalle più potenti famiglie romane. Ma era anche molto vicino alla Basilica di San Pietro e ai Palazzi Vaticani. Per questo, a partire dal 1400, divenne proprietà della Chiesa. E i papi lo trasformarono in una fortezza inattaccabile. Con la consulenza di architetti specialisti come il San Gallo, vennero aggiunti bastioni, mura possenti, merlature e un fossato con l'acqua. E poi bocche da fuoco su ogni lato. E nel 500 il Castel Sant'Angelo era una vera macchina bellica. Ma era anche una bellissima residenza per i papi. Dopo secoli di architetture militari, dal 500 in poi l'arte tornò ad abbellire questi ambienti austeri. Michelangelo, ad esempio, disegnò questa facciata della cappella del castello. Vennero realizzati appartamenti e sale di rappresentanza di un fascino unico, come la sala della biblioteca, decorata con splendidi stucchi e dipinti. Furono copiati da quelli che decoravano il palazzo di Nerone, la Domus Aurea, riscoperta proprio in quel periodo, sono i cosiddetti motivi a grottesco. Ma l'ambiente più impressionante è senza dubbio la Sala Paolina. Qui i papi ricevevano delegazioni oppure organizzavano cerimonie. Fu realizzata da un allievo di Raffaello, Perin del Vaga. In questa esplosione di colori e di personaggi di varie epoche, troneggia la figura dell'imperatore Adriano.
qui c'è una curiosità. È un bagno, è il cosiddetto bagnetto di Papa Clemente VII. In questo capolavoro dell'arte decorativa del Rinascimento, ma anche dell'ingegneria idraulica di quell'epoca, facevano le loro abluzioni i papi. Papi che arrivavano fin qui attraverso un passaggio riservato, al riparo da sguardi indiscreti. Quale posto migliore di Castel Sant'Angelo per custodire le ricchezze dei papi? Eccoci nella sala del tesoro al centro della fortezza. Questa è una cassaforte del Rinascimento. È stata assemblata, costruita qua dentro ed è più grande dell'apertura della porta in modo tale che non potesse essere portata fuori. Pensate a quanti ori e quante ricchezze ha contenuto. Come tutte le fortezze, anche Castel Sant'Angelo aveva delle grandi riserve di cibo per la guarnigione, ma anche e soprattutto per resistere a eventuali lunghi assedi. Questi, ad esempio, sono dei depositi per l'olio. Sono decine e decine di otri letteralmente incassate nei muri. Altrove ci sono cisterne per l'acqua e anche silos per il grano, grano che veniva poi trasformato in farina con un mulino qui all'interno del castello. Per secoli Castel Sant'Angelo è stato anche una temutissima prigione. Questo era uno dei cunicoli che portava ad alcune celle. In migliaia passarono di qui e moltissimi morirono. E ora vedremo una cella. Erano tutte piccole, buie e molto umide. Si dormiva qui su un semplice giaciglio, magari su un pagliericcio. Nei cortili interni di Castel Sant'Angelo venivano esecuzioni per decapitazione, mentre nelle celle e nelle prigioni si moriva per fame oppure per torture. Qui venne rinchiuso, torturato e processato Giordano Bruno. Castel Sant'Angelo rimase per secoli una fortezza inespugnabile. Ben lo sapevano i papi, che avevano fatto costruire fin dal Medioevo questo lungo camminamento sopraelevato che collegava i loro palazzi al castello. Era una via di fuga da utilizzare in pochi minuti in caso di pericolo, cosa che avvenne più volte. San Pietro, vedete, è proprio qui, di fronte a noi. In effetti, oggi questo camminamento taglia in due un quartiere di Roma. In realtà, questo camminamento, che ha sofferto i segni del tempo e che la sovrintendenza ha appena cominciato a restaurare per aprirlo al pubblico, ebbene, questo camminamento è su due livelli. Uno superiore, che abbiamo appena percorso, e uno inferiore, coperto. Eccoci al suo interno. Il camminamento è lungo in tutto quasi 700 metri e ai lati ci sono sempre delle feritoie di difesa. Fa una certa impressione pensare che qualche secolo fa proprio qui sono passati in tutta fretta dei papi. La cosa curiosa è che alla fine di questo lungo percorso, per così dire, si va all'estero, cioè si sbuca letteralmente in Vaticano. Ecco, siamo tornati sopra, nella parte superiore del passetto, e siamo verso la sua fine. E qui c'è proprio il punto di contatto tra l'Italia e lo Stato del Vaticano. Di solito è ben sorvegliato. Come vedete, siamo a due passi da San Pietro. Qui c'è la famosa piazza con il colonnato del Bernini. In cima al castello c'è la statua dell'arcangelo Michele, che sarebbe apparso, secondo una leggenda, alla fine della pestilenza del 590, ringuainando la spada nel fodero, quasi a dire che l'epidemia era finita. Da questa statua nacque il nome di Castel Sant'Angelo.
Non c'è forse un monumento migliore per riassumere tutta la storia di Roma? Questa, lo avete visto, non è una semplice fortezza, ma è davvero una piccola enciclopedia del tempo. E nelle sue mura sono racchiuse quasi ininterrottamente 2000 anni di storia. Avete mai visto degli equilibristi andare in bicicletta sul filo? Voi lo fareste? Beh, se aveste una bicicletta come questo, probabilmente lo fareste anche voi. Questo è un modello particolare che viene utilizzato per delle dimostrazioni di fisica nei parchi scientifici. Guardate. Ecco, io non ho alcun merito, questa è una bicicletta speciale, non è quella degli equilibristi che invece riescono a fare questi esercizi grazie alla loro abilità. Spiegheremo tra poco qual è il trucco di questa bicicletta che in pratica sfrutta le leggi della gravità. Questo piccolo esercizio serve però per introdurre un discorso molto interessante, cioè la cosiddetta fisica del circo, vale dire lo studio delle leggi della gravità per realizzare esercizi di equilibrio molto complessi. Lorenzo Pina è andato a vedere degli specialisti di questa strana disciplina negli Stati Uniti. Vediamo. Nessuno può sfuggire alle leggi della fisica, nemmeno gli acrobati del circo che sembrano farsene gioco. Dietro i numeri straordinari che ci lasciano a bocca aperta si nasconde un uso sapiente, anche se a volte istintivo e inconsapevole, di cosa quelle leggi permettono o proibiscono. Questi numeri sorprendenti fanno parte degli spettacoli del Cirque du Soleil, un gruppo canadese che ha eliminato dal suo repertorio domatori, animali, nani e ballerine per concentrarsi soprattutto sull'acrobazia e l'abilità. Siamo andati a trovarli nel loro quartier generale di Montreal, nel Quebec, dove gli acrobati del circo si allenano scrupolosamente ogni giorno e dove Boris Verkovsky, il capo allenatore, ci ha spiegato con tanto di lavagna e pennarello come vengono sfruttate le leggi della fisica. Abbiamo cominciato da questo numero con la cosiddetta altalena russa. Quali forze vengono sfruttate? Vediamo. Il movimento dell'altalena descrive, è facile intuirlo, dei semicerchi. Gli oggetti in rotazione vengono sottoposti alla forza centrifuga che tende, in mancanza di un ancoraggio, a lanciarli verso l'esterno. Anche l'acrobata del circo subisce questa forza che tende a spingerlo all'esterno. E infatti a un certo momento salta fuori e la centrifuga lo immette in una traiettoria molto precisa, sulla linea retta tangente alla circonferenza nel punto in cui è uscito. Ed ecco un'ulteriore prova. In quest'altro numero l'acrobata abbandona l'altalena in un punto molto più alto e infatti la traiettoria della tangente lo spara verso il soffitto. Come fa a stare in piedi la torre di quattro acrobati? La condizione per non crollare è molto semplice. Le linee perpendicolari che attraversano i loro centri di gravità, di solito situati all'altezza del bacino, devono cadere all'interno della base della torre, cioè dei piedi di chi sostiene l'intera struttura. Per rispettare questa legge, gli acrobati devono fare ricorso a tutti e tre i sistemi di equilibrio del corpo umano: gli occhi, il labirinto che si trova nell'orecchio interno e i sensori nervosi sparsi in tutto il corpo. Se, come ha osservato un neurologo russo, si spegne la luce, la torre crolla. Viene infatti a mancare uno dei tre sistemi per mantenere l'equilibrio, gli occhi. E le informazioni fornite dagli altri due non sono sufficienti. La rete elastica è un'altra occasione di sorprendenti acrobazie come queste giravolte. E anche qui c'è un piccolo segreto. Com'è possibile far ruotare il corpo così rapidamente e così elegantemente? Le forze in gioco sono due. La gravità che tira il corpo verso il basso e la spinta della forza elastica diretta verso l'alto. Se l'acrobata stesse perfettamente verticale, andrebbe in su e giù senza ruotare. Ma inclinando leggermente in avanti o indietro il corpo, ecco cosa avviene. La gravità applicata al centro, all'altezza del bacino, lo porta in basso. La forza elastica applicata ai piedi lo spinge in alto. Non essendo più sulla stessa linea, le due forze innescano il movimento rotatorio. Non resta che controllarlo. E non è poco. Ovviamente sfruttare le leggi della fisica rende possibile il numero, ma per realizzarlo occorre poi un allenamento quotidiano, come quello di un pianista.
A proposito, è possibile rintracciare qualche legge anche nei numeri di abilità dei giocolieri? Sì, ma qui bisogna passare dalla fisica alla matematica e dal Circo del Sole ai prestigiosi laboratori di ricerca dell'AT&T, il gigante delle telecomunicazioni statunitensi. Questo signore è Ron Graham e di professione non è un giocoliere. È uno dei più importanti matematici americani e direttore scientifico dei laboratori AT&T. La sua passione? I numeri dei giocolieri. Studiandoli con la mente del matematico, è riuscito a costruire una teoria di questi giochi. Ce ne spiega i fondamenti. Ecco come collegare i numeri ai giocolieri. Ogni numero ci dice quanto la pallina sta in aria. Uno è un piccolo lancio come questo. Due è circa così. Tre un po' più in alto. Quattro ancora più alto. Cinque arriva fino a qui. E sei, ops, troppo alto per questo soffitto. Dunque il punto di partenza è contrassegnare con un numero quanto la pallina rimane in aria. Più alto è il lancio, più tempo la pallina resta in aria, più alta la cifra. Con questo semplice concetto è possibile descrivere con una fila di cifre lo spettacolo del giocoliere. Infatti questi spettacoli sono costituiti da una serie di lanci più o meno alti ripetuti poi nella stessa sequenza. Ad esempio 3, 4, 5 e poi di nuovo 3, 4, 5 e così via. Non solo, Ron Graham ci ha mostrato come stabilire se una sequenza sia possibile o impossibile. Ad esempio 3, 4, 5 è possibile, ma 3, 5, 4 è impossibile perché due palline si scontrerebbero. Non è finita. È possibile calcolare quante variazioni esistono per una certa sequenza. Con la sequenza di tre lanci sono 61 le variazioni possibili. Su questa teoria è stato costruito anche un programma per computer nel quale un giocoliere virtuale è in grado di compiere numeri impossibili per un essere umano. Di giocare con 15 palline, quando il record dei giocolieri è di 9. Oppure di lanciarsi in sequenze che nessun giocoliere ha mai messo nel suo repertorio. Insomma, dietro l'abilità dei giocolieri, che in realtà sfruttano solo una minima parte di questo universo di possibili sequenze, si trova una complessa serie di regole matematiche. Ron Graham sta pensando di usare questa teoria come modello per i sistemi di telecomunicazione. Intanto, chi volesse approfondire l'argomento può recarsi in questo sito internet. Il giocoliere virtuale di Ron Graham vi attende. Bene, Paco Lanciano, allora vogliamo spiegare qual è il trucco che mi ha permesso di stare in equilibrio lassù su quella bicicletta. Questa strana bicicletta, questa ci è stata montata da primo tasco, in genere viene montata nei parchi scientifici per dimostrare un principio di fisica, che è quello del baricentro. Che il baricentro in questo caso è poco sopra questo peso e tende a scendere, andare sempre verso il basso, quindi cosa succede? Se la bicicletta si inclina, il baricentro tende a salire. Si oppone a questo, perché tende ad andare verso il basso, e ritorna, oscilla attorno alla sua posizione di equilibrio. Quindi chi è sulla bicicletta è protetto dalla fisica. In sicurezza. Per questo abbiamo usato. Però da lassù, quasi a 5 metri, uno comincia a sentirsi avere un po' qualche incerto. Sospetto sulla correttezza. Senta, questo è un principio che viene usato in molte cose. Certo, questo viene utilizzato. Tutte le volte che si progetta una nave, per esempio, e si deve pensare all'equilibrio proprio in situazioni di oscillazioni, è chiaro che lo studio di quanto e dove è distribuito il peso è fondamentale, vale anche per esempio per le barche a vela, che nelle regate le vediamo così inclinate, per evitare che scuffino bisogna studiare la distribuzione dei pesi in modo che questo non avvenga. C'è un famoso esempio contrario, è quello del Vasa, che era la nave ammiraglia della flotta svedese del 600, misero i cannoni troppo in alto perché il re disse bisogna mettere tanti cannoni contro il parere dei tecnici e la nave all'inaugurazione, alla prima virata, affondò. Senta, questo è un principio che si può usare per tante altre cose, certo. Per esempio per le auto da corsa. Anche. Certo, anche le automobili da corsa che sono così basse hanno il baricentro bassissimo, proprio per evitare il ribaltamento, anche se lì naturalmente bisogna tener conto di un'altra grande serie di fattori. Una battuta per concludere, diamo il merito agli equilibristi che a volte usano questo sistema, ma solitamente è la loro abilità a tenerli sul filo. Sì, loro hanno, al contrario di questo caso, il baricentro sopra il punto d'appoggio, quindi potrebbero effettivamente cadere, si aiutano in genere con una barra, ma lì il principio è un po' diverso, in sostanza fanno oscillare il baricentro sopra il filo in modo da mantenere in continuazione, da correggere in continuazione l'equilibrio. Non sono ancora pronto per questo tipo di fisica. Grazie.
Bene, torniamo alla nostra scienza in cucina, anche quest'anno col professor Cannella. Buonasera, ben ritrovato. Brindiamo al ritorno con della birra. Sono i soliti assiri che hanno inventato la birra. Eh sì, hanno inventato e ce l'hanno tramandata con una tavoletta d'argilla in carattere cuneiforme. È un reperto di circa 4.000 anni fa, dove ci descrivono come si fa la birra. La ricetta. E oggi manteniamo grosso modo lo stesso procedimento. Ma è vero che sono stati i romani i primi a aprire una birreria? Beh, i romani, andando a conquistare quasi tutte le popolazioni del Mediterraneo, hanno preso il meglio e hanno reputato la birra idonea. Però è soprattutto una bevanda nordica, dei paesi in cui non c'era vite. C'era la vite, allora si consolavano con questo prodotto di fermentazione, che è sempre una fermentazione. Senta, c'è una definizione curiosa ma azzeccata della birra, cioè è il pane liquido. Cosa vuol dire? Certo, perché per fare la birra occorre acqua, un cereale e il lievito. Qualunque tipo di cereale, tra l'altro. Prevalentemente però l'orzo, che era il cereale che cresceva bene nelle popolazioni terre nordiche. Però va aggiunto il luppolo. Il luppolo serve per dare sapore, perché per fare la birra, cioè il produrre quel poco di alcol, bisogna prendere il cereale e fare in modo tale che l'amido del cereale sia trasformato in un substrato fermentescibile ad opera del lievito. Allora vediamo tre colori diversi. Ecco, allora che succede? Si prende il cereale, lo si bagna con dell'acqua, il cereale crede di dover germinare e fare la piantina, allora comincia a produrre enzimi suoi che scindano l'amido e quindi produce il malto, fa la fase di maltazione. Una volta che è stato prodotto il malto può essere poi fermentato dal lievito ed ecco che si innesca questa fermentazione. Noi stoppiamo, cioè viene asciugato il chicco prima di aggiungere il lievito. In questa asciugatura la temperatura può essere o bassa e quindi abbiamo un chicco ambrato così, oppure viene mantenuta più elevata e si formano dei colori diversi, per la caramellizzazione. E sono poi i colori delle diverse birre. E quindi questo colore è un colore naturale. Senti, la gradazione è più o meno la metà del vino. È la metà di un vino poco alcolico, quindi intorno ai 3-4 gradi. Perché non è una bevanda alcolica, se ne può bere la molto. La quantità è quella che... Le famose staffe. E quelle famose quantità di birra bisognava consumarle per avere lo stesso effetto di una modica quantità di vino. Senti, la schiuma invece è dovuta... La schiuma è un'altra cosa, la schiuma è dovuta all'anidride carbonica, che bisogna aggiungere per proteggere la birra dall'ossigeno. Perché l'ossigeno può... L'ossigeno è uno dei nemici della birra, perché qua dentro il lievito non c'è più, è il lievito che consuma l'ossigeno. E allora noi dobbiamo proteggere la birra aggiungendo tanta anidride carbonica. Quando la stappiamo esce fuori l'anidride carbonica. Senta, una curiosità, il colore della bottiglia che ha una precisa non ragione. Non è casuale. Il colore della bottiglia serve per proteggere questo liquido dalle radiazioni luminose. Alcune radiazioni luminose potrebbero, anzi possono, trasformare alcune sostanze all'interno in sapori poco gradevoli al nostro palato. Quindi una volta aperta... Conviene bersela fresca, non va invecchiata. Grazie. Tra le proprietà più note della vitamina C c'è la capacità di difendere le cellule del nostro corpo dai cosiddetti radicali liberi, molecole che danneggiano le membrane cellulari e il DNA e sono forse coinvolte nell'origine di artrite, malattie vascolari e tumori. Per questo molte persone prendono quotidianamente pasticche di vitamina C, il cui dosaggio è in genere di 500 mg al giorno. Secondo le ricerche più recenti, però, alte dosi di questo tipo non solo non ci proteggono, ma hanno anzi l'effetto opposto. Non c'è quindi alcun bisogno di superare la dose raccomandata, tra i 40 e i 60 mg al giorno a seconda dell'età. Questa quantità la si trova direttamente nella frutta e verdura che consumiamo a tavola, alimenti ricchi in vitamina C. Dicevamo prima dei danni che può provocare l'eccesso di alcol, birra compresa, anche perché essendo meno alcolica del vino, la birra può apparire meno pericolosa. Come mai l'alcol, diversamente da altri cibi e bevande, provoca quegli effetti che vediamo in un ubriaco, cioè difficoltà a ragionare, difficoltà a camminare, a stare in equilibrio, a volte esplosioni di aggressività, eccetera? Beh, oggi si comincia a capire abbastanza bene quello che succede nel nostro corpo quando si beve dell'alcol, soprattutto quello che succede nel nostro cervello.
Bere dell'alcol è un po' come inserire una miriade di piccoli cacciaviti che vanno a finire non soltanto nel fegato, ma nelle cellule nervose del cervello, sregolando tutti i raffinati meccanismi che ci consentono normalmente di interpretare la realtà, di valutare anche le distanze, di esprimere delle emozioni o di prendere delle decisioni razionali, eccetera. Quanto più sono numerosi questi piccoli cacciaviti, cioè quanto più alcol si beve, tanto più il sistema diventa sgangherato, con conseguenze a volte drammatiche. Giovanni Carrada e Giacomo Rec hanno preparato in proposito un servizio che ci spiega cosa succede esattamente nel nostro cervello quando prendiamo una sbornia. Di che si tratta? Si tratta di una competizione di birra che l'ho fatta l'anno scorso in agosto e ho intenzione di ripeterla quest'anno. Allora, consiste così: ogni quadrettino che vediamo qua riguarda una birra bevuta, perciò qui si vede chiaramente che il primo ha finito tutta la corsa del cartellone, ne ha iniziato un'altra fino ad arrivare a 376 birre in un mese, e ciò equivale a una media di 12 birre al giorno. Bere può essere molto piacevole, soprattutto in compagnia e durante le feste, perché rilassa e scalda l'atmosfera. L'alcol viene assorbito rapidamente. Entro mezz'ora, al massimo un'ora e mezza, ha raggiunto attraverso il sangue tutti gli organi. Per il nostro organismo l'alcol non è altro che una sostanza estranea da cui liberarsi. Il compito di neutralizzarlo è quasi tutto del fegato, che però è molto lento. A un adulto occorre circa un'ora per smaltire 10 grammi di alcol, quanti ce ne sono in un bicchierino di whisky, in un bicchiere di vino o in una birra media. Attraverso il sangue l'alcol raggiunge in pochi minuti anche il cervello, superando con facilità gli spessi capillari sanguigni che proteggono quest'organo da quasi tutte le molecole estranee. Qui, legandosi alle cellule nervose, proprio dove sono in contatto tra loro, altera la comunicazione tra cellula e cellula fino a interromperla. L'effetto si fa sentire a partire dai centri superiori del cervello e all'aumentare della concentrazione di alcol nel sangue, le strutture del sistema nervoso centrale vengono per così dire addormentate una dopo l'altra. Bastano comunque due bicchieri di vino leggero a mettere fuori combattimento alcuni centri della corteccia cerebrale, facendo cadere le prime inibizioni e creando, se l'atmosfera è quella giusta, eccitazione e una leggera euforia. Cominciano però a diminuire anche l'acutezza mentale e le facoltà di giudizio. Non si ragiona più in modo del tutto lucido. Dopo 3-4 bicchieri, insieme alla lucidità, comincia ad essere compromessa anche la coordinazione. L'alcol si è fatto strada anche nel cervelletto. È a questo punto che anche il sistema limbico, la sede principale delle emozioni, comincia a non funzionare più. Nella maggior parte dei casi scende una grande calma e ogni ansia scompare. In alcune persone invece l'umore oscilla violentemente. In tutto il cervello l'alcol continua a rallentare la trasmissione tra le cellule nervose. A questo punto continuare a bere è rischioso. Non si ragiona più, i movimenti sono scoordinati e ci si può mettere nei guai perché anche le fibre nervose del midollo spinale che portano al cervello gli stimoli dolorosi si addormentano. Dopo i 5 bicchieri ci si comincia ad addormentare perché l'alcol ha raggiunto la formazione reticolare, una sorta di interruttore della coscienza. Meglio così, continuando a bere si addormenterebbe anche il midollo allungato che controlla la circolazione e la respirazione e che ci tiene in vita. In una persona abituata a bere molto, questi effetti sono attenuati. L'organismo infatti si adatta all'alcol soprattutto perché il fegato impara a neutralizzarlo più in fretta. Ma a lungo andare i forti bevitori vanno incontro a gravi malattie. Ormai non è più qualcosa che stava distruggendo il suo nome, perché io ho sempre saputo, bevendo, mi stavo uccidendo lentamente, perché l'alcol un po' alla volta uccide, o magari uccide tutti in una volta con qualche incidente o così. Gli eccessi occasionali non lasciano invece danni permanenti, a patto però di non mettersi al volante.
Basta pochissimo alcol per sentirsi euforici e sicuri, ma anche per alterare la capacità di valutare le distanze e la velocità e per far diminuire la visibilità laterale e la capacità di adattamento all'oscurità. Ma soprattutto l'alcol rallenta i tempi di reazione, quelli tra il momento in cui si decide di frenare e il momento in cui il piede passa dall'acceleratore al freno. All'aumentare dell'alcol nel sangue questi effetti aumentano enormemente. Si calcola che il 35-40% degli incidenti stradali sia dovuto agli effetti dell'alcol sul cervello, il che vuol dire ogni anno in Italia circa 4.000 morti, 4.000 invalidi gravi e 80.000 ricoveri in ospedale e oltre 30.000 miliardi l'anno solo di spese sanitarie. La sonda spaziale Galileo ha confermato la presenza di oceani su Europa e Callisto, due lune del pianeta Giove. L'acqua salata sarebbe imprigionata sotto una spessa crosta di ghiaccio e la NASA sta già costruendo una sonda per scoprire se in quell'acqua ci sono tracce di vita extraterrestre. Sono anni che il computer aiuta gli handicappati. Un nuovo sistema permetterà ora anche a coloro che sono completamente paralizzati di usare la macchina grazie a speciali sensori che traducono il movimento degli occhi in istruzioni. Una ragazza canadese ha cominciato ad usare un prototipo costato 50 milioni. Dal Texas arriva un super forno che combina le ormai tradizionali microonde con un getto d'aria ad alta velocità. Arrostisce un intero pollo in 4 minuti e impiega 3 minuti per cuocere una bistecca da mezzo chilo. Il tutto consumando un terzo dell'energia di un forno normale. Alcuni scienziati danesi hanno creato un microchip grande come un atomo. Un'invenzione che permetterà di registrare su un solo disco le informazioni oggi contenute in 1 milione di CD-ROM. Tuttavia per le applicazioni commerciali si dovranno attendere dai 10 ai 20 anni. Chi dona il sangue ha meno probabilità di essere colpito da un attacco cardiaco. L'ha scoperto un gruppo di ricercatori finlandesi che ha anche avanzato una spiegazione. La maggior parte degli infarti è causata da un alto tasso di ferro nel sangue. Le donazioni ridurrebbero la quantità di ferro riducendo il rischio di infarto. Voi vi fareste passeggiare un grosso scorpione sul corpo? Beh, a certe persone soltanto la vista di un grande scorpione crea il panico. Figuriamoci se gli dovessi camminare vicino al collo. Ebbene, il nostro Lorenzo Pinna si è sottoposto a questa dura prova e ne è uscito vivo, tanto vero che ne ha riportato il servizio che vedremo tra poco. Un servizio che è in pratica un incontro con uno strano entomologo che si è dedicato a un'insolita attività, allevare e preparare insetti per il cinema, per le scene in cui ragni, tarantole e scorpioni appunto debbono spaventare gli spettatori. Inutile dire che il tutto si svolge a Hollywood. Vediamo. Spesso gli animali sono degli ottimi attori. Chi non ricorda l'intramontabile Lassie, i cui episodi vengono ancora replicati? Chi non conosce il cagnone Rex, l'ultima stella accesasi nell'empireo televisivo? Ma che dire di altri animali molto meno attraenti? Ad esempio gli insetti. Possono diventare anche loro buoni attori? Gli esempi non mancano. Dirigere questi animali sulla scena cinematografica sembra a prima vista più complicato di cani e gatti. Qual è il segreto di queste sequenze dove l'insetto o il ragno sembra seguire perfettamente il copione scritto per lui dallo sceneggiatore? Per scoprire come stanno le cose, siamo venuti a trovare un signore che abita in questa casa alla periferia di Los Angeles. Tarantola in servizio di guardia. Qui abita l'entomologo che rifornisce di insetti l'industria cinematografica hollywoodiana. È lui che ha convinto ragni e cavallette a comportarsi, entro certi limiti, come desiderava il regista. E ci ha spiegato alcuni dei suoi trucchi del mestiere. Innanzitutto, una precisazione. Gli animali usati, dall'aspetto veramente terribile come questa tarantola, non sono mai velenosi. Appartengono cioè a specie innocue o quasi, ma che assomigliano ad altre molto più pericolose. E poi è impossibile insegnare a un insetto certi comportamenti. Bisogna conoscere le sue abitudini per sfruttarne le caratteristiche. Qui, ad esempio, Steven Clutcher ci fa vedere come il buio blocchi la corsa della tarantola. Basta coprirla con una mano e la bestiolina si ferma. Toccandole gentilmente le zampe posteriori, l'inquietante artropode riparte. Ed ecco come si può costruire un effetto speciale.
Una tarantola gigantesca sale sul tetto della Casa Bianca, la leggendaria dimora dei presidenti americani. E forse non sarebbe nemmeno uno dei guai peggiori per i suoi occupanti. La tarantola viene infilata in questo tubo di cartone. Lì dentro è buio e la tarantola sta ferma. Il tubo viene appoggiato alla parete del modellino della Casa Bianca. Poi le viene fatto il solletico sulle zampe posteriori. La tarantola esce e sale sul tetto della Casa Bianca. Naturalmente in un vero effetto speciale verrebbero introdotti molti altri elementi per rendere credibile l'immagine, come persone o auto. Ancora un passaggio della tarantola sulla Casa Bianca. Come far posare una farfalla sul naso di un attore e farcela restare con le ali distese il tempo necessario per le riprese? Il segreto è semplice. Basta tenerla un po' in frigorifero. Non appena tirato fuori, il variopinto lepidottero rimarrà fermo ad ali spiegate per riscaldarsi e poi spiccare il volo. Ci sarà tutto il tempo per riprendere la scena. Ma non in questo caso. La farfalla è volata via. Si tratta di un raro esemplare tropicale. Presto, un retino! Non c'è stato niente da fare. Nonostante le prolunghe e l'abilità di Steven Clutcher, la farfalla se n'è andata via. Evidentemente un secondo soggiorno in frigorifero non era di suo gradimento. Bisogna dire che l'industria cinematografica americana proibisce di uccidere o di far del male agli animali, e quindi anche agli insetti, che salgono sul palcoscenico. Anche per realizzare questo servizio non abbiamo sacrificato, come si suol dire, nessun animale. Un gigantesco scorpione del Madagascar. Anche questa minacciosa bestiolina non è in realtà una delle più pericolose e viene spesso richiesta per farla camminare sul corpo dell'attore di turno. Ci vogliamo provare anche noi. Qualcuno della troupe si offre volontario? Va sempre a finire così. Ecco lo scorpione. Oddio, che paura. No, a dire la verità, dopo le spiegazioni rassicuranti di Steven Clutcher, questi animaletti diventano quasi simpatici. Anche qui, solito sistema. Si copre l'animale per farlo star fermo e poi, al ciak, un po' di solletico sulle zampe posteriori. Ed ecco la camminata sul corpo della vittima. Questi sono dei veri e propri scarafaggi. Alcuni di loro mostrano un comportamento abbastanza diffuso nel regno animale. Fingersi morti per sfuggire a un predatore che si avvicina. Ed è questo curioso stratagemma per salvarsi la vita che l'entomologo di Hollywood sfrutta per mostrarci un numero più adatto ad uno spot pubblicitario che a un film dell'orrore. Ecco sul carrettino lo scarafaggio immobile che sembra sostenere la bandiera, mentre un altro tira il carico in qua e là. Certo, gli insetti che finiscono nel mirino delle cineprese di Hollywood fanno sempre la parte di creature orribili, schifose, velenose e spesso letali. Forse è perché si sente un po' responsabile di quest'immagine poco lusinghiera che Steven Clutcher ci ha pregato di concludere il servizio con questo messaggio. Gli insetti sono le creature più interessanti e fantasiose del pianeta e anche loro stanno scomparendo a causa del rapido espandersi delle attività umane, come lo stesso entomologo di Hollywood ha potuto constatare. Trovare insetti per il palcoscenico cinematografico sta diventando sempre più difficile. Per ogni miliardo di ricchezza prodotto in Italia, solo 11 milioni vengono investiti in ricerca scientifica, un dato che ci relega agli ultimi posti tra i grandi paesi industrializzati. Il Canada ne investe invece 16, la Francia e la Germania 23, gli Stati Uniti 25, il Giappone addirittura 28. Chi spende di più ha naturalmente maggiori probabilità di fare delle scoperte. Ma meno scoperte si fanno, minori possibilità di crescita ha l'economia di una nazione. Secondo un recente rapporto dell'Unione Europea, i 50 paesi che hanno investito di più in ricerca scientifica tra il 1986 e il 1994 hanno anche avuto una crescita economica pari a 3 volte quella del resto del mondo. Bene, veniamo ora alla rubrica della sessualità. Quanto possono influire i profumi e gli odori nell'attrazione sessuale? Beh, negli animali, lo sappiamo, sono determinanti. E nella specie umana è rimasta qualche sensibilità nascosta di cui non ci rendiamo ben conto? Ne parleremo tra poco. Intanto, brevemente, ecco i libri che presentiamo questa sera su questa bella scrivania realizzata dallo scultore veneziano Livio De Marchi, che, come vedete, è tutta composta da libri in legno, interamente in legno, sovrapposti. Un'idea molto originale. Il primo dei 3 libri di questa sera riguarda la nostra memoria quotidiana. Chi non ha mai dimenticato dove ha messo le chiavi
o il numero del bancomat. Pillole per ricordare ancora non ce ne sono purtroppo, ma molto si può fare imparando a conoscere come funziona la nostra memoria, ma anche quali tecniche mnemoniche usano i professionisti della memoria, come sono per esempio gli attori o gli scacchisti. Tutto questo ce lo spiega un grande neuroscienziato, di Alberto Liverio, L'arte di ricordare, Rizzoli Editore. La matematica entra in mille modi nella nostra vita quotidiana, per esempio quando chiediamo un prestito, oppure quando decidiamo di fare una spesa, oppure semplicemente quando giochiamo all'Enalotto. Per tutte le persone che si considerano allergiche ai numeri, e sono tantissime, c'è oggi un libro di Riccardo Bersani ed Ennio Perez, Matematica, corso di sopravvivenza, Ponte alle Grazie Editore. Forse la cosa che ci distingue da tutte le altre specie che vivono sulla Terra è il fatto che ci chiediamo come è stato fatto l'universo, come è stato creato e com'è la materia di cui noi stessi siamo fatti. Bene, Stephen Hawking, che è uno dei più grandi fisici e cosmologi viventi, ha ricostruito un racconto dell'universo che questo libro spiega finalmente in modo chiaro per tutti, di David Filkin, L'universo di Stephen Hawking, De Agostini Editore. E veniamo ora al sesso e all'olfatto. C'è una cosa sorprendente che possiamo osservare in natura. Negli animali, lo sappiamo, nel periodo della fertilità ci sono dei rossori, ma soprattutto degli odori che una femmina in calore diffonde. Basta pensare alle gatte o alle cagnoline, attirando così tutti i maschi del vicinato e mettendoli in competizione tra loro. Nella specie umana invece questo non avviene. Quando la donna è nel periodo fertile non diffonde nessun particolare segnale, né visivo né odoroso. E questo non scatena ogni volta la competizione tra i maschi, come avviene invece tra gli animali, permettendo così la coabitazione di coppie senza continue aggressività sessuali. Ma davvero nella specie umana sono scomparsi del tutto questi odori sessuali? Certe ricerche hanno permesso delle osservazioni molto interessanti. Vediamo il servizio di Giovanni Carrada e Paola Lasi. Un bell'aspetto serve senz'altro per attirare l'altro sesso. E forse anche una bella voce. Hi. Wanna dance? Ma quanto può contare avere l'odore giusto? Sicuramente molto, soprattutto a distanza ravvicinata, se ogni anno nel mondo si spendono oltre 25.000 miliardi di lire nell'acquisto di profumi. Basta che una sostanza presente nell'aria venga a contatto con l'epitelio olfattivo nel naso, che da qui parte un segnale nervoso verso il cervello. Poche molecole, purché siano quelle giuste, sono capaci di rievocare un mondo in pochi istanti. Il messaggio giunge infatti direttamente al sistema limbico, la sede principale delle emozioni, e l'olfatto è sempre in funzione ogni volta che respiriamo. Un profumo sessualmente irresistibile però non è mai stato trovato, anche se da qualche millennio proviamo ogni tipo di sostanze naturali e oggi anche artificiali. Mentre certi segnali visivi sembrano esercitare un'attrazione prepotente su tutti, o quasi, in fatto di odori ognuno ha i suoi gusti. Nell'aria però viaggiano anche odori che non sentiamo. Possediamo forse un sesto senso senza saperlo? Circa 30 anni fa fu osservato per la prima volta uno strano fenomeno. Nei dormitori dei collegi femminili presto le mestruazioni delle ragazze si sincronizzano e in assenza di uomini le ragazze entrano nella pubertà più tardi. In presenza di un uomo invece il ciclo di una donna si fa più regolare e aumenta la fertilità. Qualcosa nell'aria dunque sembra influenzare il ciclo femminile senza che le interessate se ne accorgano. Qualche mese fa una ricercatrice dell'Università di Chicago, Martha McClintock, ha dimostrato che la sincronizzazione dei cicli mestruali è dovuta proprio a segnali chimici che viaggiano nell'aria. I suoi collaboratori hanno raccolto su garze di cotone le secrezioni ascellari di donne donatrici, aggiungendovi un alcol per mascherarne l'odore. Le hanno quindi strofinate due volte al giorno sotto il naso di altre donne alle quali veniva chiesto di non lavarsi il viso per almeno 6 ore. Risultato? I tempi delle ovulazioni e delle mestruazioni sono stati radicalmente modificati. Il sudore delle donne nella prima fase del ciclo mestruale ha fatto anticipare le mestruazioni anche di 2 settimane.
Il sudore delle donne nella fase fertile, cioè a metà del ciclo o nella seconda metà del ciclo, ha invece provocato il ritardo delle mestruazioni. Dopo appena due cicli, tutte le donne si erano sincronizzate tra loro. Voglio il tuo profumo! Questo tipo di odori che non si sentono si chiamano ferormoni e regolano la vita sessuale di molti animali. In alcune farfalle il maschio viene attirato da una femmina ricettiva da diversi chilometri di distanza, ma i ferormoni portano soprattutto preziose informazioni. Nei roditori, ad esempio, i maschi se ne servono per capire se una femmina è ricettiva, le femmine per capire se il maschio è il padre dei propri piccoli, e a tutti e due serve ad accertarsi che l'altro non sia un parente attraverso una specie di test del DNA. I ferormoni non vengono percepiti come gli odori, ma da una struttura distinta, l'organo vomero-nasale. Fino ad alcuni anni fa si pensava che nel corso dell'evoluzione l'uomo l'avesse perduto. Invece ce l'abbiamo ancora, anche se non sappiamo se e quanto funzioni. Si tratta di due minuscole fossette che si trovano a un centimetro circa sopra le narici. Saranno queste ricerche a darci finalmente un profumo irresistibile? Probabilmente no. Alcuni ricercatori hanno già provato a creare profumi attrattivi a base di ferormoni umani che negli Stati Uniti si possono acquistare in profumeria, ma non hanno avuto grande successo. Infatti, mentre negli animali attrazione e riproduzione coincidono, nell'uomo sono sostanzialmente separate. I nostri ferormoni devono aver conservato solo la funzione di regolatori della fertilità e un giorno potremo essere in grado di usarli come farmaci. Per rendere più regolari le mestruazioni, ad esempio, o attenuare la sindrome premestruale. Oppure per creare nuovi metodi contraccettivi naturali, più precisi e quindi più affidabili di quelli di cui oggi disponiamo. E basterà una sniffatina. L'amore, invece, resterà sempre un'arte. Perché gli alberi perdono le foglie? Anche le piante, come gli animali, producono sostanze di scarto quando svolgono le loro attività vitali. Al contrario degli animali, però, le piante non hanno sistemi di escrezione. In autunno, quando le giornate cominciano ad accorciarsi, le piante cominciano a produrre uno speciale ormone. Nel picciolo, l'ormone promuove la costruzione di un piccolo tappo di sughero, che strozza letteralmente la foglia. Appena prima di tagliare i punti, però, la foglia condannata viene riempita di sostanze di scarto. Per un albero, insomma, perdere le foglie è come fare pipì. Tutti la fanno così, anche i sempreverdi come gli abeti, solo che la fanno un po' alla volta per tutto l'anno. Bene, per questa sera abbiamo finito. Ci risentiamo la prossima volta con una serie di nuovi argomenti che vedrete tra poco nel sommario. Intanto, per concludere, ecco una breve pillola di Bruno Bozzetto. Arrivederci. È sempre meglio utilizzare le strisce. Nella prossima puntata, lotta per la sopravvivenza di due orsi gemelli nati sotto il ghiaccio del circolo polare artico. Le ricerche più promettenti e le cure più efficaci per combattere la calvizie. I nostri mari hanno molte più balene di quanto si pensi. Superquark è andato a cercarle nel loro elemento. La castagna e la noce, due vere regine della frutta a guscio. L'acqua alta invade Venezia sempre più spesso. È possibile salvarla? Come salvare la terra dall'effetto serra promuovendo lo sviluppo economico di tutti i paesi del mondo? Destinazione Marte, due nuove missioni sulle rampe di lancio. Perché le donne preferiscono Leonardo DiCaprio agli attori mascolini del passato? Alla scoperta dei segreti della bellezza di un volto.